Con un secondo tempo semplicemente perfetto, il Bari espugna il Pinto di Caserta e si porta al secondo posto in classifica. Mister Vivarini sopperisce l'assenza per squalifica di Capitan di Cesare, spostando Perrotta al centro della difesa vicino a Sabbione. Torna dal primo minuto Costa, a centrocampo unica novità Schiavone. Il primo tempo scorre via senza particolari emozioni, con un Bari aggressivo ma poco preciso in fase offensiva, anche a causa del campo non in perfette condizioni. Nel secondo tempo i ritmi salgono notevolmente e il Bari entra in campo con la determinazione e l'atteggiamento di chi vuole vincere. Dopo una serie di tentativi da una parte e dall'altra, è il Bari che al 59esimo trova il gol del vantaggio con il diagonale vincente di Zaccaria Mlili che si porta a quota due reti stagionali. Casertana 0, Bari 1. Ma non finisce qui perché gli ospiti vogliono chiudere la partita e al 66esimo arriva il raddoppio. Antenucci controlla e crossa perfettamente per Simeri che non sbaglia il tapin e batte Crispino. Sesto gol per l'attaccante numero 9. 10 minuti più tardi è ancora il Bari che trova spazio e va vicino al 3-0. Prima con Amlili che lancia Simeri in campo aperto e poi con il tiro a giro di Antenucci. E al minuto 83 si chiude il match con il clamoroso autogol di Rainone su cross di Antenucci, lanciato da Foloruncio. Bari che domina contro la Casertana e porta a casa tre punti importantissimi. Il primo girone di ritorno dei biancorossi si chiude con il secondo posto, grazie anche alla sconfitta interna del Monopoli.